No light, but rather darkness, visible. Ma queste fiamme sprigionano non luce, bensì tenebra visibile. Uscirono dalla stazione e, arrivando al vicolo, lei vide con sorpresa che si trovava proprio nella strada dove abitava, a pochi passi da casa. Si fermò. Poi si volse indietro per esprimere il suo stupore all'accompagnatore, ma dietro di lei non c'era nessuno, solamente la strada, lunare e deserta, e nessun edificio che assomigliasse al terminal di una stazione di treni. Confusa, insonnolita, ma interiormente desta e allarmata, si diresse verso casa. Entrò, salì. All'ultimo piano incontrò il marito ancora sveglio. Leggeva alla scrivania e quando lei si avvicinò depose il libro. «Allora?» domandò. «E lei?» «È andato tutto molto bene. Il ballo è stato molto interessante». E aggiunse, prima che lui glielo domandasse, «Alcune persone che erano là al ballo mi hanno accompagnata in automobile fino all'inizio della strada. Non ho voluto che arrivassero fino al portone. Ho insistito perché mi lasciassero lì. Ah, come sono esausta!» In un gesto di profonda stanchezza e dimenticandosi del bacio, andò a dormire. Suo figlio, quando nacque, sembrava avere un aspetto normale, ma non tardò molto a mostrare il proprio genio. Le sue poesie hanno un aspetto strano e lunare. Traspira da esse un desiderio di grandi cose, come di qualcuno rimasto sospeso in una vita anteriore, sopra tutte le città della terra. Ricorre nei suoi versi una visione di grandi ponti, estranea alla sua esperienza. E una volta, in una poesia scritta quasi in sogno, egli dice di essere stato tentato, come Cristo, da quella grande altezza da cui si vede tutto il mondo. In basso, a una distanza più che impossibile, apparivano come astri sparpagliati grandi macchie di luce, senza dubbio, città della terra. Il diavolo gliele indicò. Sono le grandi città del mondo. Quella è Londra e più in basso Berlino. Ne indicò un'altra e lì c'è Parigi. Sono macchie di luce nella tenebra e noi su questo ponte le sorvoliamo alti, pellegrini del mistero e della conoscenza. E cos'è quello laggiù? Quello, mia signora, è il mondo. È stato da qui che per ordine di Dio ho tentato suo figlio, Gesù. Ma non ha sortito effetto, come d'altronde mi aspettavo, perché il figlio era più iniziato del padre ed era in contatto diretto con i superiori incogniti dell'ordine. È stata una prova, come si dice in gergo iniziatico, e il candidato l'ha superata ammirevolmente. Non capisco bene. È stato proprio da qui che ha tentato Cristo? Sì, ovviamente. Dove ora si trova un'immensa vallata, prima c'era una montagna. Anche l'abisso ha la sua geologia. Qui, dove stiamo passando, era la cima. Me lo ricordo bene. Il figlio dell'uomo mi ha ripudiato ben oltre Dio. Ho seguito, perché era mio dovere, il consiglio e l'ordine di Dio. L'ho tentato con tutti i mezzi. Se avessi seguito il mio stesso parere, l'avrei tentato con ciò che non può esserci. Forse la storia del mondo in generale e quella della religione cristiana in particolare allora sarebbero state diverse. Ma chi può, contro la forza del destino, supremo architetto di ogni mondo, il Dio che ha creato questo e io, il diavolo dei distretti che negandolo lo sostiene? Ma come si può sostenere una cosa negandola? È la legge della vita, mia signora. Il corpo vive perché si disfa,
senza disfarsi troppo. Se non si disfacesse secondo per secondo, sarebbe un minerale. L'anima vive perché è perpetuamente tentata, benché resista. Tutto vive perché si oppone a qualcosa. Io sono colui a cui tutto si oppone. Ma se io non esistessi, nulla viverebbe, perché non esisterebbe a che opporsi. Come la colomba del mio discepolo Kant, che volando nell'aria lieve, pensa che potrebbe volare ancora meglio nel vuoto. La musica, il chiaro di luna e i sogni sono le mie armi magiche. Ma per musica non si deve intendere solamente quella che si suona, ma anche quella che è eternamente da suonare. E poi, per chiaro di luna, non si deve supporre che si parli solamente della luce che viene dalla luna e disegna agli alberi grandi profili. Esiste un altro chiarore, che il sole stesso non esclude e che oscura, in pieno giorno, ciò che le cose fingono di essere. Solo i sogni sono sempre ciò che sono. È il lato di noi in cui nasciamo e dove siamo sempre naturali e autentici. Ma se il mondo è azione, com'è possibile che il sogno faccia parte del mondo? È che il sogno, mia signora, è un'azione che diventa idea. Per questo conserva la forza del mondo e ripudia la materia, ossia l'essere nello spazio. Non è forse vero che siamo liberi in sogno? Sì, ma a volte è triste svegliarsi. Il vero sognatore non si sveglia. Io non mi sono mai svegliato. Dio stesso dubito che non dorma. Già una volta me lo ha detto. Lei lo guardò all'improvviso ed ebbe subito paura. Sentì un sussulto dal fondo dell'anima che non aveva mai provato. Insomma, lei chi è, signore? Perché è mascherato in questo modo? Rispondo con una sola risposta alle due domande. Non sono mascherato. Come? Mia signora, io sono il diavolo. Sì, sono proprio il diavolo, ma non mi tema, né si spaventi. In un attimo di terrore estremo, misto a una sensazione di piacere nuovo, ella riconobbe all'improvviso che era vero. Sono proprio il diavolo. Non si preoccupi, tuttavia, perché sono realmente il diavolo. E perciò non faccio male. Certi miei imitatori sulla terra e più in alto sono pericolosi come tutti i plagiatori perché non conoscono il segreto del mio modo di essere. Shakespeare, che ho ispirato più volte, mi ha reso giustizia. Ha detto che ero un cavaliere. Perciò si senta a suo agio. In mia compagnia starà bene. Sono incapace di una parola, di un gesto che possa offendere una signora. Se non fosse nella mia natura, mi obbligherebbe Shakespeare ad esserlo. Ma, per l'appunto, non è mai stato necessario. Esisto dal principio del mondo e da quel momento sono sempre stato un ironista. Deve sapere che tutti gli ironisti sono inoffensivi, a meno che non vogliano servirsi dell'ironia per insinuare qualche verità. Io però non ho mai preteso di dire la verità e a nessuno. Da una parte perché non serve a niente, e dall'altra perché non la conosco. Mio fratello maggiore, Dio onnipotente, credo che neppure lui la conosca, ma queste tuttavia sono questioni di famiglia. Forse non sa perché l'ho condotta qui, in questo viaggio senza destinazione precisa né scopo. Non è stato, come forse potrebbe pensare, per attrarla o violentarla. Queste cose accadono sulla terra, tra gli animali, che includono gli uomini, e sembra che diano piacere, credo, a quanto mi dicono da laggiù, anche alle vittime. Ma lasciamo stare questi argomenti di pura cronaca. Ricordiamoci che io sono il diavolo, cerchiamo quindi di essere diabolici. Quante volte mi ha sognato? Che io sappia, mai, rispose sorridendo Maria, fissandolo con gli occhi sbarrati. Non ha mai pensato al principe incantato, all'uomo perfetto, all'amante inesauribile.
non ha mai sognato qualcuno ai suoi piedi che l'accarezzasse come nessuno l'accarezza. Qualcuno che fosse suo, come se l'assorbisse in sé e che fosse allo stesso tempo padre, marito e figlio, in una triplice sensazione che è solo una. Benché non capisca bene, sì, credo di averlo pensato e di averlo sentito. Mi costa un po' confessarlo, sa? Ero io. Sempre io, che sono il serpente. È stato il ruolo che mi hanno assegnato dal principio del mondo. Sono il tentatore, ma ben inteso in senso figurato e frustro, perché non vale la pena tentare inutilmente. Dov'è che si dice che ho tentato Eva? Si dice nella Genesi che Eva fu tentata dal serpente, che è il più sagace degli animali di campagna. E a lei chi le ha detto che ero io il serpente? Furono i Greci, sa, che con l'interposizione della bilancia cambiarono in 11 i 10 segni dello zodiaco. Fu il serpente che, per interposizione della critica, trasformò in 12 la decade iniziale. Davvero non capisco nulla. Non capisce? Allora ascolti, altri capiranno. Le mie migliori creazioni, il chiaro di luna e l'ironia. Ma non sono cose molto simili. No, perché neanch'io sono simile a me stesso. Questo vizio è la mia virtù. È per questo che sono il diavolo. E come si sente? Stanco, principalmente stanco. Stanco di astri e di leggi, e con il desiderio di allontanarmi dall'universo per rinascere solo. Ora non esiste vuoto, non senza ragione. E io ripenso a cose molto antiche, sì, molto antiche, che esistevano prima di Israele, nei regni di Edom. Di questi, io stavo quasi per diventare il re. E oggi vivo nell'esilio di ciò che non ho avuto. Non ho mai avuto infanzia, né adolescenza, né quindi ho mai raggiunto l'età adulta. Sono la negazione assoluta, l'incarnazione del nulla. Quello che si desidera e non si può avere, quello che si sogna perché non può esistere. Di questo è costituito il mio regno nullo e lì sta vacante il trono che non mi fu mai dato. Quello che avrei potuto essere, quello che avrei potuto avere, quello che la legge o la sorte non mi hanno mai dato, io l'ho passato all'anima umana, che si è profondamente turbata nel sentire la vita reale in ciò che non esiste. Sono l'oblio di tutti i doveri, l'esitazione di tutti i propositi, i tristi e i delusi della vita, una volta desti dall'illusione, volgono a me gli occhi perché anch'io, a modo mio, sono la stella brillante del mattino. È da tanto tempo che lo sono. Un altro mi è venuto a sostituire. L'umanità è pagana. Nessuna religione l'ha mai penetrata. L'essere umano non crede neanche alla sopravvivenza della propria anima. L'uomo è un animale che si sveglia senza sapere né dove né perché. Quando adora gli dèi, li adora come feticci. La sua religione è stregoneria. Così è stato, così è e sempre sarà. Le religioni sono solamente ciò che trasborda dai misteri verso l'ignoto, e di tutto ciò l'uomo non è minimamente esperto, perché per sua natura non può esserlo. Le religioni sono simboli, e gli uomini interpretano i simboli non come vite che sono, ma come cose che non possono essere. Venerano Giove come se esistesse, non come se avesse una vita. Quando si rovescia il sale, se ne getta un po' con la mano destra sulla spalla sinistra. Quando si offende Dio, si recita qualche Padre Nostro. L'anima continua a essere pagana e Dio da esumare. Solamente pochi gli posero la caccia, pianta immortale, sulla cima della tomba.
perché la aprissero all'ora prestabilita. Costoro sono quelli che, per il fatto di averlo tanto cercato, sono stati eletti a trovarlo. L'uomo non differisce dall'animale, tranne nel sapere che non lo è. È la prima luce, che non è altro che tenebra visibile. È l'inizio, perché vedere la tenebra significa possedere la sua luce. È la fine, perché significa sapere, attraverso la vista, che si è nati ciechi. Così l'animale diventa uomo per l'ignoranza che in lui nasce. Ere su ere, tempi dietro tempi, e non resta che percorrere la circonferenza di un cerchio che ha la sua verità nel suo punto centrale. Il principio della scienza è sapere di ignorare. Il mondo, che è il nostro luogo, la carne, che è ciò che siamo, il diavolo, che è ciò che desideriamo. Queste tre cose, nell'ora prestabilita, uccisero il maestro che fummo sul punto di diventare. E quel segreto che egli custodiva, per il quale voleva che ci convertissimo in lui, è andato perduto. Anch'io, mia signora, sono la stella brillante del mattino. Lo era prima che Giovanni parlasse, perché esistono Patmos prima di Patmos e misteri anteriori a tutti i misteri. Sorrido quando penso che sono Venere in un altro schema di simboli. In fondo che importa? Tutto questo universo con il suo Dio e il suo diavolo, con tutto ciò che esso ha di uomini e di cose che essi vedono, è un geroglifico eternamente da decifrare. Sono, per mestiere, maestro di magia, eppure non so, nonostante tutto, cosa sia. La più nobile delle iniziazioni finisce con la domanda incarnata: se esiste qualcosa che esista. L'amore più importante è un lungo sonno, come in quello in cui noi amiamo dormire. A volte io, che dovrei essere un alto iniziato, domando a quello che è in me da oltre Dio se tutti questi dei e questi astri non siano altro che sogni di se stessi, grandi oblii dell'inferno. Non si stupisca per ciò che sto dicendo. Sono naturalmente poeta perché sono la verità che parla con l'inganno e tutta la mia vita, in fondo, è un sistema speciale di morale velato da allegorie e illustrato da simboli. No, disse ella ridendo. Deve pure esistere una religione vera. Sì, ridendo più forte, disse. Oppure sono tutte false. Mia signora, tutte le religioni sono vere. Per quanto opposte e contraddittorie possano sembrare, sono simboli differenti che appartengono a un'unica realtà. Sono come la stessa frase pronunciata in varie lingue, tanto che non si intendono più gli uni con gli altri, pur dicendo la stessa cosa. Quando un pagano dice Giove e un cristiano dice Dio, stanno provando la stessa emozione in termini diversi di intelligenza. Stanno pensando diversamente la stessa intuizione. Il riposo di un gatto al sole è la stessa cosa che la lettura di un libro. Un selvaggio guarda la tempesta nello stesso modo in cui un ebreo guarda Geova. Un selvaggio guarda il sole nello stesso modo in cui un cristiano guarda Cristo. E perché, mia signora, perché? Perché il fulmine è Geova, il sole è Cristo. Sono simboli diversi della stessa cosa. Viviamo in questo mondo di simboli. Allo stesso tempo chiaro e oscuro, tenebra e invisibile, per così dire. E ogni simbolo è una verità sostituibile a un'altra verità, finché il tempo e le circostanze restituiscano quella vera. Corrompo, sì, ma illumino. Sono la stella brillante del mattino. Frase che, per inteso,
è già stata usata due volte, ma non senza criterio o ragione, per un altro che non sembro io. Mio marito una volta mi ha detto che Cristo era il simbolo del sole. Sì, mia signora, e perché non può essere vero anche il contrario, che il sole è il simbolo di Cristo. Ma lei gira sempre tutto alla rovescia. È il mio dovere, signora. Non sono, come ha detto Goethe, lo spirito che nega, ma lo spirito che contraria. Contrariare è sbagliato. Contrariare gli atti, sì. Contrariare le idee, no. E perché no? Perché contrariare gli atti, per sbagliati che siano, significa ostacolare il movimento del mondo, che è azione. Ma contrariare le idee è fare in modo che esse ci abbandonino e che si cada nel disanimo e da lì nel sogno e quindi si appartenga al mondo. Mia signora, rispetto a ciò che accade in questo mondo esistono tre distinte teorie: che tutto è opera del caso, che tutto è opera di Dio e che tutto può essere opera di varie cose combinate o intrecciate. Noi pensiamo in generale nei termini della nostra sensibilità e per questo tutto ci si risolve nel problema del bene e del male. È da molto che a causa di questa interpretazione subisco gravi calunnie. Pare che ancora nessuno abbia compreso che le relazioni tra le cose, suppongo che esistano cose e relazioni, sono troppo complicate perché un qualunque dio, diavolo o entrambi possano spiegarle. Io sono il maestro lunare di tutti i sogni, il musicista solenne di tutti i silenzi. Si ricorda di ciò che ha pensato quando, sola, si è trovata davanti a un grande paesaggio di alberi e al chiaro di luna? Non se lo ricorda, perché ha pensato a me. E deve saperlo, in verità io non esisto. Se esiste qualcosa, non lo so. Le aspirazioni vaghe, i desideri futili, la noia del quotidiano, anche quando amiamo, la noia di ciò che non annoia, tutto questo è opera mia. Nata quando, disteso ai margini dei grandi fiumi dell'abisso, penso che nemmeno io so nulla. Così il mio pensiero discende come vago effluvio nelle anime degli uomini ed essi si sentono diversi da loro stessi. Sono l'eterno differente, l'eterno procrastinato, il superfluo dell'abisso. Sono stato escluso dalla creazione. Sono il dio dei mondi che furono prima del mondo. I re di Edom che mal regnarono prima di Israele. La mia presenza in questo universo è quella di chi non è stato invitato. Conservo con me memorie di cose che non sono arrivate ad essere, ma che sono state sul punto di essere. La verità, tuttavia, è che non esisto né io né qualcos'altro. Tutto questo universo e tutti gli altri universi, con i loro differenti creatori e i loro differenti Satana, più o meno perfetti e addestrati, sono dei vuoti nel vuoto, dei nulla che girano, satelliti nell'orbita inutile di nessuna cosa. Non sto parlando con te, ma con tuo figlio. Non ho un figlio, cioè ne avrò uno fra 6 mesi, se Dio vorrà. Fra 6 mesi? Come? 6 mesi? Di che? Di che? 6 mesi? 6 mesi solari? Ah, sì. Ma la gravidanza si calcola in mesi lunari. E io stesso non riesco a contare se non con i mesi della luna, che è mia figlia. Cioè, il mio volto visto nelle acque del caos. Con la gravidanza e tutte le porcherie della terra non ho niente a che fare e non so proprio perché abbiano misurato queste cose con le leggi della luna che ho creato io. Perché non hanno trovato un altro metodo di misura? Perché l'onnipotente aveva bisogno del mio lavoro? È dal principio del mondo che mi insultano e mi calunniano. Gli stessi poeti, per natura miei amici, che mi difendono, non mi hanno mai difeso bene. Uno, un inglese di nome Milton,
Mi ha fatto perdere con i miei compagni una battaglia indefinita che non si è mai combattuta. Un altro, un tedesco di nome Goethe, quello di prima, mi ha dato il ruolo del ruffiano in una tragedia paesana. Ma io non sono ciò che pensano. Le chiese mi ripudiano, i credenti tremano al mio nome, ma io, che lo vogliano o no, ho un ruolo nel mondo. Non sono chi si è ribellato a Dio, né lo spirito che lo nega. Sono il Dio dell'immaginazione, perduto perché non creo. È per merito mio che da bambina hai sognato quei sogni che sembrano giochi. È sempre per merito mio che già donna, di notte, hai potuto abbracciare i principi e i dominatori che dormono al fondo di quei sogni. Sono lo spirito che crea, senza creare, la cui voce è un fumo e la cui anima è un errore. Dio mi ha creato perché lo imitassi di notte. Lui è il sole, io sono la luna. La mia luce raggia su tutto ciò che è futile o finto, fuoco estinto, sponde di fiume, pantani e ombre. Quale uomo ha posato sui tuoi seni quella mano che fu mia? Quale bacio ti hanno dato che fosse uguale al mio? Quando, nei lunghi pomeriggi caldi, sognavi tanto da sognare di sognare, non hai visto passare al fondo dei tuoi sogni una figura che ti avrebbe dato tutta la felicità, quella che ti avrebbe baciato indefinitamente? Ero io. Sono io. Sono chi hai sempre cercato e mai potrai trovare. Talvolta, nel fondo immenso dell'abisso, Dio stesso mi cerca affinché io lo completi. Ma la maledizione del Dio più anziano, il Saturno di Geova, incombe su di lui e su di me, separandoci quando avrebbe dovuto unirci affinché la vita e ciò che da esse desideriamo fossero un'unica cosa. L'anello che usi e ami, l'allegria di un vago pensiero, il sentirti bene allo specchio in cui ti guardi, non illuderti, non sei tu, sono io. Sono io che leggo bene i lacci con cui le cose si decorano, che dispongo certi colori di cui le cose si adornano. Di tutto ciò di cui non vale la pena, io faccio il mio dominio e il mio impero. Signore assoluto dell'interstizio e dell'intermedio, di ciò che nella vita non è vita, proprio perché la notte è il mio regno, il sogno è il mio dominio. Ciò che non ha peso né misura, questo è mio. I problemi che tormentano gli uomini sono gli stessi problemi che tormentano gli dèi. Ciò che sta in basso è come ciò che sta in alto, disse Ermete Trismegisto, che, come tutti i fondatori di religioni, si è ricordato di tutto, meno che di esistere. Quante volte Dio mi ha detto, citando Antero di Kental, povero me, e chi sono io? Tutto è simbolo e antichità, e noi, che siamo dei, stiamo solamente un grado più in alto, in un ordine i cui superiori incogniti non sappiamo nemmeno chi siano. Dio è il secondo di questo ordine manifesto, e non mi dice chi è il capo dell'ordine, l'unico che conosce, se conosce, i capi segreti. Quante volte Dio mi ha detto, fratello mio, non so chi sono. Voi avete il vantaggio di essere uomini, e credo alle volte dal profondo della mia stanchezza di tutti gli abissi che valga di più la calma e la pace di una notte in famiglia accanto al focolare, che tutta questa metafisica dei misteri a cui noi, dei e angeli, siamo condannati per natura. Talvolta, quando mi affaccio sul mondo, vedo in lontananza andare e venire dal porto le vele delle barche dei pescatori e il mio cuore prova nostalgie immaginarie della terra, dove non è mai stato. Felici quelli che dormono nella loro vita animale,
un sistema peculiare dell'anima, velato di poesia e illustrato da parole. Questa conversazione, signore, è stata interessantissima, ma... Quale conversazione, mia signora? Ma questa conversazione, se anche fosse stata la cosa più importante della sua vita, in realtà non si è mai avuta. In primo luogo è ben risaputo che io non esisto, e in secondo luogo, come concordano i teologi, che mi chiamano diavolo, e i liberi pensatori, che mi chiamano reazione, nessuna conversazione con me può suscitare interesse. Sono un povero mito, mia signora, e ciò che è peggio, un mito inoffensivo. Mi consola solamente il fatto che l'universo, sì, questa cosa piena di varie forme di luci e di vite, è anch'esso un mito. Mi dicono che tutte queste cose possono essere chiarite alla luce della Cabala e della Teosofia, ma questi sono argomenti di cui io non so nulla, e anche Dio, al quale una volta ne ho parlato, mi ha detto che non li comprendeva bene, perché erano di competenza esclusiva nei loro arcani dei grandi iniziati della Terra, che, a quanto ho letto sui libri e sui giornali, sono sempre stati numerosi. Qui, nelle sfere superiori, da dove hanno creato e trasformato il mondo, noi, per dirle la verità, non capiamo nulla. Mi affaccio a volte sulla vasta terra, disteso sul margine del mio altopiano che tutto sovrasta, e ogni volta che mi affaccio vedo nuove religioni, nuove grandi iniziazioni, nuove forme, tutte contraddittorie della verità eterna, che neppure Dio conosce. Le confesso che sono stanco dell'universo. Sia Dio che io dormiremmo volentieri un sonno che ci liberasse dall'incombenza trascendente di cariche di cui non sappiamo come siamo stati investiti. Tutto è molto più misterioso di ciò che si giudica. E tutto questo, Dio, l'universo e io, è solamente un angolino inventato della verità inattingibile. Lei non immagina quanto io abbia apprezzato questa conversazione. Non ho mai sentito nessuno parlare così. Ma sa, è curioso, sa davvero, in fondo, cosa provo. Cosa? Domandò il diavolo. Ella volse verso di lui gli occhi improvvisamente colmi di lacrime. Una gran pena per lei. Un'espressione di angoscia, come nessuno avrebbe pensato che potesse avere, attraversò il volto e gli occhi dell'uomo vestito di rosso. Lasciò subito cadere il braccio che cingeva quello di lei. Si fermò. Ella fece qualche passo irrigidita. Poi si volse indietro per dire qualcosa. Non sapeva cosa perché non aveva capito nulla, per scusarsi della tristezza che vide di aver causato. Ma rimase attonita. Era sola. No. Oltre a lei lì non c'era nessuno. Era la strada. Era la strada del giorno, vista di notte. Invece del sole, il chiaro di luna, nient'altro. Un chiaro di luna normale, molto chiaro, che faceva apparire naturali case e strade, il chiaro di luna di sempre, e si incamminò verso casa. Sono arrivata con gente che conoscevo, siccome passavano da queste parti. E come sei arrivata, a piedi? No, in automobile. Bella questa, non l'ho sentita. Non siamo arrivati fino alla porta, disse lei senza esitazione. Mi hanno lasciata lì all'angolo e io ho chiesto che non mi accompagnassero fin sotto casa perché volevo fare a piedi questo pezzetto di strada sotto questo chiaro di luna così bello. Ed è bello, sai. Senti, vado a dormire. Buonanotte. E si allontanò sorridendo, ma senza dargli un bacio, quello solito, che nel darlo non si sa se sia abitudine o se sia un bacio.
Nessuno dei due notò il fatto che non si fossero baciati. Il bambino, un maschio, che nacque 5 mesi dopo, venne, nel corso generale del tempo e della sua crescita in particolare, rivelandosi da adulto molto intelligente, un talento, forse un genio, il che era forse vero, anche se a dirlo pare che fossero stati alcuni critici. Un astrologo che gli fece l'oroscopo gli disse che aveva l'ascendente in Cancro e Saturno nel segno. Dimmi una cosa, mamma. Dicono che certe memorie materne si possano trasmettere ai figli. C'è una cosa che mi appare in sogno continuamente e che non riesco a relazionare a nulla che mi sia realmente accaduto. È la memoria di un viaggio strano, in cui compare un uomo vestito di rosso che parla molto. C'è prima un'automobile, poi un treno, e in questo viaggio in treno si passa su un ponte altissimo che sembra dominare tutta la terra. Poi c'è un abisso e una voce che dice molte cose e che, se io riuscissi a udirla, forse mi direbbe la verità. Poi si esce alla luce, cioè al chiaro di luna, come se uscissimo da un sotterraneo. Ed è esattamente qui, alla fine della strada. Ah già, è vero, alla fine o al principio di tutto c'è una specie di ballo in maschera o forse una festa, in cui quest'uomo vestito di rosso appare. Maria depose in grembo il suo lavoro a maglia e, voltandosi verso Antonia, disse: che divertente. È chiaro che i treni, le automobili e tutto il resto non sono nient'altro che un sogno, ma in effetti c'è una parte di verità. Fu quel ballo al Club Azul, a Carnevale, molti anni fa. Ma a questo ballo non c'era nessuno vestito da Mefistofele tutto di rosso. Questo non l'avrei dimenticato. Non c'era di sicuro. Queste cose così, soprattutto con colori molto violenti, non si dimenticano mai. Ma è proprio divertente, figlio mio, che tu abbia indovinato certe cose che sono sicura di non averti mai raccontato. Ovviamente non hanno alcuna importanza. Che curiosi sono i sogni. Come si può ingegnare in questo modo una storia in cui ci sono verità e che non si potevano indovinare? E tante assurdità come il treno, il ponte, il sotterraneo. Ingrata umanità. È così che si ringrazia il diavolo.